Allora, devo promettere una cosa, non sono emozionata, molto di più, ma veramente. E questo perché questa per me è veramente una connessione in attesa. Io sono medico di Emilio da un po' di anni e in questi anni, oltre a avere fatto un discorso di professionale come medico, però io ho fatto anche l'allieva, cioè io ho imparato da Emilio per quanto riguarda l'aspetto della fisica tantissimo. Non avrei capito niente senza di lui, fondamentalmente. Non della chiaramente non della fisica meccanica, ma della fisica di cui parlava Emilio ieri. E siccome sono convinta che i nuovi aspetti della medicina sono quelli che dovranno aprire per forza, hanno già aperto tra l'altro, perché se voi pensate quando andate a fare, non so, una radiografia, una risonanza magnetica, una TAC, tutto questo si basa sui principi di fisica. Ma questo aspetto dovrà essere aperto anche in un discorso più sul lato terapeutico, mentre invece la terapia adesso nell'ambito della medicina si basa soprattutto su un discorso biochimico, farmacologico, quindi molto, molto specializzato e molto limitato. Allora, quando Emilio mi disse, guarda che c'è questo convegno di Rai, eccetera, eccetera, vieni, io siccome sono una curiosa e siccome sono anche a volte un po' di incoscienza, ho detto vabbè, se può essere utile vengo. Dopodiché mi ha detto guarda, non fai più 5 minuti, ma facciamo un bel discorso di te, visto che ci sarà un cambio di programma, per cui abbiamo circa, non so, mezz'ora, non so, spero. E a quel punto a me è sorta una domanda che io ho circa una settimana che gli pongo. Adesso la pongo davanti a voi così spero che lui mi risponda. Ma io cosa c'entro con William Rai? Cioè, che cosa c'entro qui? Sei costretto a rispondermi Va bene, e il problema è questo. Lei ha rivelato qualche segreto mio, io rivelo qualche segreto suo. Cioè, da circa un anno, un po' di più, aspetta. Mara, vai. Tu mi hai firmato il liberatorio, ma io no, Ah, eh. allora, vabbè, usiamone uno solo, guarda, se no qua a fare questo balletto. Ecco qua. No, allora non rivelo niente. No, è il liberatorio. Vabbè, allora lei da un po' di tempo si occupa non solo della medicina propriamente detta, ma anche di quella che con un eufemismo abbiamo chiamato medicina popolare tradizionale per evitare di mettere in imbarazzo il povero Luciano con le superiori autorità accademiche, ma alcuni chiamano anche medicina sciamanica. Cioè, che è lei va in Sardegna e si occupa di queste cose. Cosa c'hanno? Qual è il punto di questa medicina sciamanica che è interessante per questo convegno? E quindi coinvolge anche Rai, che qua di sciamanesimo non ha mai parlato, per quanto gli altri, i critici, hanno detto che Rai si comportava come uno sciamano, e in questo hanno avuto ragione. Però sciamano non è una cattiva parola. Lo sciamano è il precursore dello scienziato. E dato che, come diceva Hegel, nel mondo va a spirale, no? Il vecchio viene recuperato dal nuovo a più alto livello. Cioè, un nuovo sciamanesimo può emergere dalla scienza, che non è uguale al vecchio sciamanesimo, naturalmente. Diventa un'altra cosa. E cos'è? È quella cosa che recupera le connessioni tra le cose. Cioè, fatemi fare una metafora. Date un giocattolo a un bambino vispo e intelligente. Allora lui all'inizio, come tutti gli altri bambini, anche quelli non vispi e non intelligenti, gioca col giocattolo secondo le regole di funzionamento del giocattolo che gliele spiega. Allora gioca, dopo. Se è non vispo e non intelligente, lo mette da parte e lo lascia perdere. Se è vispo e intelligente, lo rompe perché vuole vedere come è fatto dentro. Allora, il giocattolo non c'è più tra la disperazione di chi gliel'ha regalato. Quindi arrivano tutti gli ecologisti, eccetera, che dicono: oh, avete distrutto la natura, oh, qua la natura sta morendo, oh, l'avete fatta a pezzi. E no, lui vuole vedere come è fatta dentro. È chiaro che il giocattolo non c'è più.